14 luglio 2022. Muore a Roma Eugenio Scalfari. Nato a Civitavecchia nel 1924, Scalfari si avvicina al giornalismo durante gli studi di giurisprudenza, quando scrive sulla rivista Del Guff. Nel dopoguerra collabora a riviste come Il Mondo e L'Europeo. Nel 1955, insieme ad Arrigo Benedetti, fonda il settimanale L'Espresso, che in pochi anni supera il milione di copie vendute. Attento osservatore del potere, Scalfari si distingue per le inchieste e le analisi su momenti di crisi del sistema politico ed economico italiano, come il tentativo di colpo di Stato del Piano Solo, lo scandalo delle tangenti Enimont e la vicenda giudiziaria di Tangentopoli. Nel 1976, insieme a Carlo Caracciolo, fonda il quotidiano La Repubblica, che diventa in poco tempo il giornale italiano con la più alta tiratura. Nel 1996 lascia la carica di direttore, ma continua a scrivere i suoi editoriali sul quotidiano da lui fondato.